Stasera occhi aperti sulle elezioni. Infatti abbiamo con noi in studio il candidato che corre come indipendente sostenuto dalle destre, dalla parte destra del centro, Antonio Micheletti. Buonasera Micheletti. Buonasera. E l'indipendente che corre come candidato sostenuto dalla parte centrale delle sinistre e da una parte del centro orientata a centro-sinistra, Michele D'Antonio. Buonasera D'Antonio. Buonasera a lei. E poi una sorpresa per entrambi. Ma prima una veloce battuta. Micheletti, in due parole il suo programma. In due parole. Meno clandestini, meno traffico, meno scippi, meno tasse. Queste sono le cose che farò subito dopo aver vinto le elezioni. D'Antonio? Meno. Scusami, ma tu sei proprio il candidato del meno. Io invece sono il candidato del più. Più viabilità, più italiani, più sgravi fiscali e più sicurezza. Ma adesso occhi aperti, perché sta arrivando il nostro terzo fantasioso ospite, Nicolino Amore. Buonasera, amore. Buonasera. Un guastatore di cui si sono... Prego, si accomodi, amore. Di cui si sono occupati i nostri giornali per le sue seguitissime performance di politica spettacolo all'aria aperta. Allora, amore, ha sentito i nostri politici ufficiali? No. Che cosa ne pensa? Che devo pensare io? Pensano a tutto loro. Qua tutti promettono tutto a tutti. E poi non sanno neanche quanto costa un chilo di pane. Via, non mi faccio il qualunquista. No, rispondo volentieri. Un chilo di pane costa da 1,30 euro a 3,30 euro al chilo. Dipende dal pane, è ovvio. Un litro di latte. A questa rispondo io volentieri. Da 1,10 euro a 1,60 euro al litro. Mezzo chilo di pasta. 0,68, 1,10 euro al chilo. Prezzo medio di un chilo di riso? 2,50 euro al chilo. Il prezzo medio di una tangente? Dal 10 al 12%. No, anche il 15%, dipende. Ah, certo, certo. Pubblicità. Che dici? Ma voi siete due polli, eh? Ma mo sospendi i microfoni. Adesso sì, prima no. E beh, il 10%. Sì, giocate al ribasso. Perché? E l'accordo non era di non scendere sotto ma al 15. Ma fammo piacere. E che cazzo, questa è concorrenza sleale. Ma fammo piacere, Antonio, ma tu veramente fai? Ma tu mi hai fatto fare questa? Ma perché vuoi dire che la leva sto cosa?